Un paese che guarda al futuro consapevole della sua storia partendo da quanto ottenuto dagli avi come il permesso chiesto al signorotto dell'epoca di andar cantando e facendo musiche 323 anni fa, oggi la tradizione delle mai tunata a gamba tesa si evolve e trova nella coralità, nel coinvolgimento delle nuove generazioni di un territorio sempre più ampio, la carta vincente del terzo millennio. E tutta la nostra palla è a canta e te le moli se caccio per vogliamo. Il Capodanno gambatesano dura più giorni, la giornata del 30 dicembre è dedicata soprattutto ai bambini e ai ragazzi e così è stato anche quest'anno con un torneo di calcio nella mattinata e la presentazione della scuola di Maitunat nel pomeriggio. Dopo due anni di pandemia abbiamo deciso di ripartire con entusiasmo e l'entusiasmo lo danno i bambini, quindi un torneo dedicato a una fascia d'età di bambini 2013-2015. Quindi tantissimi bambini provenienti anche dalla provincia di Benevento, 6 o 7 paesi coinvolti e poi accolti con la premiazione, accolti dai bambini della scuola delle Maitunate di Gambatesa, che come ogni anno, come ormai da tradizione, noi il 30 dicembre presentiamo i nostri bambini che cantano le loro Maitunate. La giornata del 31, l'ultimo giorno dell'anno, è invece scandita dalla presenza delle squadre di cantori e musici già dal pomeriggio per la benedizione davanti alla chiesa. A Gambatesa sono centinaia le persone che suonano uno strumento, tante le squadre che percorrono il paese durante la notte con un brindisi corale in piazza al passaggio tra il vecchio e il nuovo anno. Quando le squadre torneranno a casa la mattina presto, dopo un breve riposo, si torna in piazza sul palco per fare una gara, che è una vera e propria gara. Ogni cantore dovrà presentare le proprie mentonate sugli argomenti che lui vuole e alla fine della propria esibizione dovrà estrarre due argomenti e immediatamente dovrà fare altre mentonate. Dopo la lunga notte di San Silvestro, fatta di musica e stornelli, le Maitunat torneranno ad essere seguite sul palco anche domani pomeriggio. Un paese che su questo patrimonio culturale punta tantissimo e fino a domani sera è pronto ad accogliere chiunque voglia raggiungerlo per unirsi alla festa. Sto vedendo che stanno arrivando tanti camperisti, peraltro spontaneamente, nel senso che in passato si organizzavano dei veri e propri raduni, ma ormai c'è un legame con i camperisti che va oltre e quindi ormai Gambatese è diventata meta per i camperisti a prescindere dall'organizzazione di un vero e proprio raduno. Ne stanno arrivando veramente in tanti e questo ci riempie di gioia, anche perché è un modo per far conoscere la nostra tradizione.